Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Wulong e in questo video andremo a recuperare tutti i collezionabili della parte 4. Quindi tutte le pozioni, tutte le cicale, tutti gli orsetti coccolosi e tutti i messaggi. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, condividere e lasciare anche un like se questo video vi è utile e vi è piaciuto. Sul canale trovate anche tutte le altre guide per quanto riguarda le bandiere e quant'altro. Insomma, date un'occhiata, c'è la playlist apposta sia in descrizione sia nel primo commento. Detto questo, cominciamo. Partiamo dalla prima missione della parte 4, la battaglia del passo di quella, la prima missione della parte 4, raga. Andiamo avanti. Io adesso me la farò tutta di corsa per andare a recuperare il primo collezionabile, sperando di non prendere dei pizzettoni. Dovremmo riuscire, però non si sa mai. Corriamo. Qui forse conviene che questi li facciamo fuori. Oh. Eccoci. Perché dobbiamo andare in questa parte qui. Oh, ma ridagliela, ma che sei matto? Dobbiamo andare di qua in realtà. Non ho fatto in tempo. Ho proprio sbagliato il timing. Apritevi anche la cassa. Poi andiamo di qua perché dobbiamo fare tutto il giro e infatti esce fuori Sancho Panzo. Andiamo di qua. Saliamo qua su. Qui dovremmo dare una pulita però, vabbè, entrate qui dentro e qui ci sarà un messaggio. Io adesso ho la veste perché, come già detto negli altri video, questi collezionabili li ho già presi, ma voi qui troverete un messaggio. Dopodiché usciamo da qui. Tacci tua. Ok, saltiamo qui sopra, interagiamo con questa balestra e distruggiamo quello. Saltiamo qui sopra se ha voglia di collaborare e qui dentro troveremo l'essenza di vena di drago, quindi un potenziamento per la fiaschetta. Poi da qui torniamo indietro. Andiamo di qua. Fissiamo la bandiera così per sicurezza. E poi scendiamo di qua. Fate fuori la tigre, superatela. Poi qui andiamo avanti e lì giù. Ma ricordavo mica tutta sta gente. Bellissimo colpo, i miei complimenti. E qui troverete una cicala dorata. Poi torniamo indietro. Andiamo da questa parte. Ed esattamente in questo punto voi troverete un messaggio. Io l'ho già preso, quindi voi troverete un messaggio. Attenzione alle merdicchie con le frecce di fuoco. Torniamo qui, va, per sicurezza. Poi da qui ci spostiamo. Possiamo fare questo giro. In teoria dovremmo aggregare meno persone. In teoria, ma non garantisco. Dei pazzi isterici. Saltate qui sopra, tirate giù questo e qui ci sarà l'orsetto. Però dovete fare per forza di cose fuori il tizio qui con la lancia. Aia, l'abbiamo fatto fuori.
E come al solito lo nutrite e siete a posto. Poi ci spostiamo nella missione Secoli di Gloria Andati in Fumo e dall'inizio della missione facciamo questo percorso. Andiamo di qua. E qui troverete un messaggio più un porcospino rompiscatole che mi era sfuggito. Eccola. Poi da qui ci spostiamo di qua, facciamo un sompetto e qui prendiamo una cicala dorata. Ma sto gredino? Dentro al fuoco? Ma di quale genialità sei pieno? Che problemi hai? Non guardate i miei drop, mi raccomando, io li ho già presi. Sto rifacendo i livelli per farvi vedere i punti appunto in cui li ho presi, ma ovviamente presi una volta poi non li ritroveremo più. Poi da qui, soppettino, ci spostiamo di qua e qui c'è l'orsetto coccoloso, per cui nutriamolo come al solito. Poi da qui torniamo indietro, andiamo da questa parte. Entriamo qui e qui in fondo voi troverete un messaggio. Poi da qui torniamo di nuovo indietro. Andiamo da questa parte. Entriamo qui. Fate questo giro. Se non sapete come fare fuori il drago, vi lascio il video in descrizione. Mannaggia, siamo caduti. E vi fa vedere come farlo fuori. Attenzione, è molla, cosa l'occhi. Come liberarvene velocemente, insomma. Come tirare giusto coso. Saltate da questo lato, vi infilate qui dentro . Attenzione ovviamente fate fuori prima il drago. Ho messo in pausa se no mi arano male. Dicevo, qui voi troverete un cristallo di vena di drago. Poi torniamo fuori. Ho fatto fuori il drago perché mi stava scassando. Usciamo di qua. Da questa parte. Andiamo di qua e qua giù, esattamente in questo punto, voi troverete una cicala dorata. Poi da qui facciamo tutto questo giro. Andiamo qui sotto. Di qua. Ciao sirenucciole. Andiamo su. Saltiamo sulla casa.
perché? Drifting, mi dicevano. Scendiamo dentro ed esattamente in questo punto troverete un messaggio. E ovviamente, visto che ci siete, aprite anche la cassa. Ecco qui. Missione, il manufatto sacro perduto. Dall'inizio del livello, quindi si parte da qui, vi faccio vedere il percorso. E andiamo a prendere l'orsetto coccoloso. Andiamo di qua. E ci buttiamo esattamente qui sotto. Ovviamente lo nutriamo. Missione, l'oscurità sul fiume Anshui. Dall'inizio della mappa. Andiamo prima qui sulla destra. Tiratevi giù la barca per comodità, perché dopo dovremo andare avanti. Quindi vi servirà per forza. Scendete qui e qui troverete una cicala dorata. Poi andiamo avanti. E vi faccio vedere tutto il percorso da fare. Senza le scorciatoie aperte, ovviamente. Nel caso non sappiate come si fa, vi faccio vedere il percorso, tra virgolette, standard. Qui, se volete, c'è una cassa. Poi andiamo di qua. Anche qui date un calcio al cosetto che tiene ferma la barca, così avete lo shortcut. Poi scendete qui. Andiamo di qua. Saltiamo qui. Andiamo avanti. E arriviamo da questa parte. Una volta arrivati qui andiamo sulla destra. Me so scordata un mob, lo picchio e arrivo. Prendete qui. Stiamo andando dall'altra parte. Ma va bene, la mia memoria. Andate qui e aprite questa piccola cassa. All'interno troverete anche un messaggio. Poi. Qua tocca tornare indietro. Attenzione. Fate attenzione lì, saltate al limite, se no volate di sotto. Finite in acqua e perdete tutti gli HP. Poi andate di qua, nei pressi della quarta bandiera, diciamo. Qui girate a sinistra e trovate il piccolo orsacchiotto. E ovviamente dategli del cibo. Dopo andiamo da questa parte. Giriamo qui a sinistra. E saltiamo qui dentro. Siamo qui. Apriamo la cassa. E voi troverete un'essenza di vena di drago. Poi usciamo da qui. Andiamo da questa parte. Qui andiamo avanti ed entriamo in questa casa qui. Qua giù voi troverete un messaggio. Missione, il banchetto finale del tiranno. Qui siamo praticamente a inizio missione, si comincerà poco più indietro. Da qui saliamo su. Andiamo di qua.
Arriviamo qui nei pressi della seconda bandiera. Fate questa strada ed esattamente qui in questo punto voi troverete un messaggio. Poi da qui andiamo da questa parte. Saltiamo di qua. Arriviamo qui. Saltiamo su questo tetto. Da qui saltate di qua. Poi mettete qui sul cornicione e prendete l'oggetto qua giù. Sarà una cicala dorata. Poi torniamo indietro. Andiamo da questa parte. Aia. Qui issate la bandiera. Andate da questa parte. Andate di qua. Attenzione. E qui sopra voi troverete un messaggio. Poi da qui fate questo giro. Se volete potete saltare tutti. Andare di qua. Aprire lo shortcut. E resettate la zona se gliela fa. Perfetto, così non avrete problemi. Questo è anche un ottimo punto per farmare, data la presenza del coccodrillone. Trovate il video sul canale comunque che vi indica i punti migliori. E qui ci sarà il piccolo orsacchiotto, per cui diamogli del cibo. Poi una volta nutrito l'orsacchiotto andiamo di qua. Oh, e che cos'è? Saltiamo di qua. E qui voi troverete un'essenza di vena di drago. Poi andiamo avanti. Andiamo di qua. Mettiamo la bandiera. Poi saltate da questo lato. E in questo punto voi troverete un messaggio. Poi da qui fate questa strada. Ha sgamato il tizio, ci hanno sgamato tutti, attenzione, viva lo stealth. Saltate qui e qui prendete un cristallo di vena di drago, scusate, mi ricordavo male. Dopo da qui andiamo avanti. Salteremo un po' di gente. Aia. Cadente. Col giro da qua. E qui dovremo affrontare il primo, diciamo, boss dello stage. Una volta battuto il boss, che poi non è proprio un boss, è un mini boss, però ha le fattezze di un boss che abbiamo incontrato, se non sbaglio, nella terza missione, se non ricordo male. Comunque,
Fissate ovviamente la bandiera, poi andate di qua. Qui ci saranno un po' di tigri. Quindi questa qui la prendiamo da questo lato. Tacci tua, di te non mi ricordavo. Colgo l'occasione per dirvi che se dovete farmare l'amicizia con i companion, se state ripulendo i livelli come sto facendo io, vi conviene portarveli dietro, cioè quelli che ancora non sono a livello fratello di sangue. Così andrete a ridurre il farming delle coppe della cordialità. Così, piccolo consiglio, io me li porto dietro apposta, ne porto due a due, così è meglio dal momento che ho già finito il gioco, insomma, ottimizzo i tempi. Arriviamo qua sopra, proprio sul cucuzzolo della casa, e qui prendiamo una bella cicala dorata. Missione, il destino dell'artista. All'inizio del livello andiamo da questa parte. Attenzione, qui c'è una tigre. Qui sotto c'è un riccio gigante, quindi fate l'attacco in salto. Lì c'è uno stregone. Qui c'è uno di quelli grossi, brutti. E qui c'è un'altra tigre, quindi state attenti. Qui ci sarà il piccolo orsacchiotto sexy, per cui nutritelo e poi andiamo avanti. Dopodiché andiamo di qua. Ed esattamente in questo punto voi troverete un messaggio, io l'ho già preso, quindi nada. Poi da qui andiamo da questa parte. Facciamo un giro. Ed esattamente in questo punto, maledetto, troverete un'essenza di vena di drago. Poi andiamo avanti. Quindi scendiamo. Cacci miseria, non devo cadere giù. Signorina, si levi. Fai un po' come vuoi. Siamo l'ultima bandiera di quelle, diciamo, più ciccione. Quindi da qui, andando verso il boss, esattamente in questo punto troverete un messaggio. Giovani, per quanto riguarda la parte 4, questi erano tutti i collezionabili presenti. Arriverà ovviamente il video della parte 5, della parte 6 e della parte 7, e sul canale trovate già tutti i video che riguardano la parte 3 e la parte 1-2, questi li ho messi insieme. Trovate anche i video che vi mostrano l'esatto posizionamento di tutte le bandiere in tutte le missioni, e anche i video dei boss. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella, commentate, condividete, lasciate like. Grazie mille per averci seguito e alla prossima.